Questo edificio è il Portale del Parco, qui a Cogorno, un edificio che fa parte di un grande progetto che si chiama Le Vie dell'Acqua. Questa è una fase molto bella e molto interessante e stimolante di questo lavoro, in quanto abbiamo fatto gli scavi, abbiamo proceduto quindi per fare uno scavo regolamentare con all'interno la struttura fondazionale, secondo normative che ci ha imposto l'ingegnere strutturista. Per cui siamo in una fase adesso di prefondazione. Inizieremo la parte fondazionale di getto di circa 190 metri cubi di calcestruzzo, per cui poi passeremo poi a gettare i pilastri rotondi che solleveranno la struttura per sollevare appunto a norma di legge per le eventuali laminazioni del torrente Entella, questo edificio. È una cosa interessante dal punto di vista sia strutturale che architettonico, che poi nelle fasi seguenti illustreremo con più compiutezza. Il villaggio cresce nei servizi e nelle opportunità. Questi lavori guardano avanti alle nuove generazioni che si formano al rispetto della natura, dell'ambiente, all'oasi dell'Entella, a una nuova cultura, diciamo, di vivere il territorio. E quindi siamo lieti di poter ospitare le iniziative che verranno a seguito di questa struttura che è in formazione. Siamo qui per verificare l'andamento dei lavori di questo progetto da noi finanziato che consta di due interventi, una pista ciclabile a Chiavari e questo portale del parco qua a Cogorno. Vedo con grande piacere che i lavori sono iniziati e ci sono delle previsioni con delle tempistiche molto rapide e vedremo così realizzato questo intervento che è sempre stato a cuore alla nostra società perché permetterà un ampliamento e un affiancamento a questa struttura così importante quale questa presente nel comune di Cogorno. Sicuramente dal punto di vista del Ministero questo è un intervento che tende a qualificare l'area, ma allo stesso tempo punta sulla formazione, che è una questione altrettanto importante per il Ministero. Abbiamo avuto la visita del funzionario ALES, che è la società che finanzia quest'opera, questo intervento, per 1 milione di euro, che comprende sia il portale del parco, che sta per essere eseguito qui all'interno del villaggio del ragazzo, e sia la pista ciclabile che dovrà essere eseguita dal comune di Chiavari. Finalmente i lavori sono in una fase, direi, avanzata, superando tutte le criticità che ci sono state all'inizio, quindi diciamo siamo molto contenti di questa cosa perché abbiamo superato enormi difficoltà e finalmente riusciamo a vedere, come dire, un prosieguo che sicuramente arriveremo al prossimo anno, penso verso maggio, ad avere già l'opera in fase completa. È bello che ci siano stati contributi, progetti in cui siamo stati coinvolti, proprio perché di qui passano tanti ragazzi e tanti giovani delle scuole interne e delle scuole che vengono da fuori e quindi che possono formarsi davvero ad un futuro più verde, un futuro più ecologico, un futuro più umano soprattutto.